Bentrovati con le news di sport di ATV Mark, edizione che apriamo parlando di calcio e tornando sulla Serie C e sull'ultimo turno giocatosi nel girone B, che ha visto come unica marchigiana a strappare un piccolo sorriso la Fermana grazie allo 0-0 in quella di Grosseto. Le parole di mister Riolfo nel dopo partita di domenica. Dietro è frutto del lavoro di tutti, anche degli attaccanti. Conigli oggi ha fatto un gran lavoro, ha dato una grande mano, come lo stesso Panetteri, Frediani, Bugano che è entrato. Grande solidità, non siamo riusciti a trovare la situazione per sbloccarla a nostro favore, però abbiamo rischiato poco, parte quella situazione di Capanna nel secondo tempo dove abbiamo trovato un po' la marcatura. Bravi ragazzi a dare tutto ancora una volta e portare appunto che per classifica. È sempre importante comunque tenere le squadre lontane e sotto lontane, sono a 4 punti, la squadra che ha fatto un risultato importante in settimana, anche un po' galvanizzata, non con qualche acciacco e qualche problemino, però il risultato è positivo. Quando fai una serie di risultati anche positivi, come abbiamo fatto noi, quando arrivi nel risultato, nella vittoria sei un eroe, se non la ottieni può diventare un problema. Però bisogna mantenere la calma e la fiducia in quello che si sta facendo, come stanno facendo tutti, società e ragazzi, e staff tecnico, nel sapere che il risultato definitivo deve essere a fine aprile. Ho parlato con lui, poteva essere una soluzione, lui mi ha detto che era tranquillo prima la difesa 3 che l'aveva già fatto quando ero alla SPAL e avevamo poco tempo per lavorarci, però si è disimpegnato bene, gestendo bene la difensiva con un suo discorso. Partita importante, un derby, una squadra non semplice da affrontare, però adesso recuperiamo da questa settimana e poi da martedì ci mettiamo a testa bassa per lavorare. E poi le due sconfitte, quella pesante dell'Ancona Matelica in casa contro la Pistoiese per 3-0 e quella casalinga altrettanto della Vispesaro al Benelli contro la formazione per 2-0 della Viterbese. Sentiamo mister Banchini nel dopogara. Prima di tutto dobbiamo pensare che questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario. Noi oggi abbiamo perso la partita. Siamo ancora settimi in classifica a 8-9 punti dalla zona play-out, quindi qua bisogna pensare che tutto quello che viene fatto è fatto per crescere, per migliorare, ogni volta lo dico, noi dobbiamo pensare 3 partite in una settimana, non sono facili da gestire, dobbiamo far la conta di chi ha giocato e rigiocato. Non vado a parlare come sempre, vi dico, degli assenti, però dobbiamo pensare che il motivo qual è? Non è facile ricaricare le pile e presentarsi in un'altra partita dove dopo 5 minuti sei ancora aggressivo, vai a raddoppiare, è normale che bisogna gestire lo sforzo mentale e il primo tempo non abbiamo fatto una buona gara, però perdevamo 1-0 e perdere 1-0 il primo tempo ci sta, bisogna mettersi a posto, cercare di cambiare, avere una predisposizione a tenere la palla diversa. È evidente che dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, però io sono consapevole che quando vai a fare l'infrasettimanale e non perdi hai fatto una cosa super, e noi purtroppo abbiamo fatto 4 punti nelle trasferte e oggi abbiamo perso. Dobbiamo stare sereni e lavorare con l'ottimismo e con la mentalità che ti consente di migliorare, di crescere, altrimenti andiamo. Io confusione non ne ho vista con nessuno. Restiamo ancora nel pesarese, nella città di Pesaro dal calcio, però ci spostiamo al basket, parliamo di VL, intanto perché arrivano degli aggiornamenti tramite il club ufficiali sulle condizioni di Gora Camarà, che è stato temporaneamente sospeso dall'attività agonistica di squadra per approfondimenti e terapie specifiche dovute ad una problematica circolatoria periferica. Il giocatore sta svolgendo lavoro differenziato, concordato tra staff tecnico e staff sanitario, verrà rivalutato nelle prossime settimane. Una VL che però ha conquistato domenica una vittoria pesantissima contro la Vanoli Cremona, sia per il morale che per la classifica, e di questo gioisce chiaramente coach Banchi. Una vittoria importante, ricca di contenuti, di natura morale, non soltanto tecnica, e quindi è giusto applaudire una volta di più questi ragazzi che sono stati capaci di affrontare delle evidenti difficoltà nella preparazione di questa partita, sapendo di dover fare tutti uno sforzo ulteriore per cercare di sostenere o limitare gli svantaggi di natura fisica atletica che avremmo
inevitabilmente avuto dovendo gestire l'assenza di Gora dalle nostre rotazioni e quasi inevitabilmente un'eventuale emergenza falli, cosa che si è verificata. Quindi vi dico, è encomiabile il loro sforzo, è stato anche importante vederli reagire, perché questo era uno delle componenti che temevamo alla vigilia di una gara così delicata, quando abbiamo addirittura collezionato 13 punti di ritardo, anche se era molto presto a inizio secondo periodo, però la forza con cui siamo tornati in partita prendendone l'inerzia in mano è sicuramente a merito di una squadra che è voluta andare decisamente oltre quelli che a oggi sono i nostri limiti. Ho avuto la sensazione che la partita fosse in totale nostro controllo fino al fallo tecnico di Moretti, che ci ha tolto dal campo uno dei nostri miglior giocatori. Ha lavorato veramente da metronomo in questa gara, sapendo interpretare alla perfezione i momenti di questa partita e come innescare i compagni. Questo ha ridato un po' di slancio e fiducia ai nostri avversari. Averli tenuti sotto fino alla fine è stato fondamentale. Aver trovato, se non sbaglio, cinque giocatori in doppia cifra e due giocatori che sono uno con 9, uno con 8 punti, stati capaci di comunque portare in dote qualcosa, si è rivelato determinante. Ed ora il volley per chiudere, perché domani alle 13 italiane di scena la Lube in Russia a Novosibirsk per la quinta giornata della sua pool in Champions League. Una Lube che è partita già per la trasferta lunghissima appunto in Russia, dopo aver però vinto l'anticipo di campionato sabato all'Eurosuole Forum contro Vibo Valencia per 3-0. È una Lube che va a caccia della quinta vittoria che le garantirebbe chiaramente la qualificazione al turno successivo. Poi ci sarebbe da aspettare la definizione della classifica per anche la posizione finale. Detto questo, a metà tra la vittoria di Vibo Valencia e l'impegno di domani ha parlato Ivan Zaitsev. Questa è la vera Lube dal punto di vista della mentalità, del fatto di continuare a ripeterci in campo, di non dover mollare la tensione, il nostro livello di gioco, cosa che può succedere in serate contro un avversario che sulla carta Vibo è un'ottima squadra, però magari sta attraversando un momento di difficoltà e stasera non è riuscita a entrare in campo ad impattare bene la partita, forse anche grazie al nostro atteggiamento che è stato molto bello, è stato bello tifare da dentro, perché io oggi un po' tifato da dentro, ho fatto un po' di danni in mezzo al campo, però dai, ci sto lavorando. Il terzo set è figlio dell'approccio dell'inizio, siamo riusciti a mantenere costante la tensione mentale, quindi finito a 12 è un bel andare, ecco, diciamo così. E i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, sono contento, sono altri 3 punti e adesso pensiamo alla Champions. Ce la mettiamo tutta, dobbiamo arrivare a provare a portare a casa questa quinta vittoria nel girone, che potrebbe essere ottimo per la qualificazione alla fase successiva. Noi invece siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie dunque per l'attenzione e ovviamente l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.